Ciao a tutti, mi chiamo Federico De Petris. Continuiamo a proporre i film presentati al Cinema all'Aperto di Pinerolo. Questa settimana i film proposti sono due: Favolacce, lunedì 13 luglio, e Alice il Sindaco, mercoledì 15 luglio. Due parole sul nuovo film dei Fratelli d'Innocenzo. Mi è capitata una cosa curiosa settimane fa. Ho trovato il diario di una bambina. Io sogno la vita che pare si gradita e breve il gioire, mi sogno morire. Io quel diario l'ho tenuto perché quella vita mi piaceva. Quanto segue è ispirato a una storia vera. La storia vera è ispirata a una storia falsa. La storia falsa non è molto ispirata. Oh, come ti inganni se pensi che gli anni non hanno a finire. Bisogna morire, bisogna morire. Presentato al Festival di Berlino a febbraio 2020, Favolacce è la seconda opera dei Fratelli d'Innocenzo. Nella periferia di Roma alcune famiglie vivono conducendo una vita normale, ma quando si scava un po' più fondo e si scoprono i segreti degli altarini, emergono delle terribili verità. Alla loro seconda opera i Fratelli d'Innocenzo già sono considerati tra i più importanti prospetti del cinema europeo, creando un'opera terribile e allo stesso tempo vera, che qualcuno ha voluto addirittura definire come il Parasite italiano. Il cinema italiano viene un po' troppo spesso criticato, a volte ha ragione, a volte per partito preso, ma ogni anno è capace di tirare fuori alcune vere e proprie perle. Ecco, Favolacce è una di queste. E per questo appuntamento è tutto, ciao e buona visione!